La signora non è collaborante, quindi per poterla spostare verso la testata del letto avrò la necessità dell'aiuto di un altro operatore. Inoltre utilizzerò due ausili, un rotolo di gomma piuma che andrò a posizionare sotto le ginocchia della signora in modo da ridurre l'attrito. Inoltre andrò ad utilizzare una traversa che ho già posizionato sotto la schiena e la testa della signora. La traversa va afferrata in questo modo. I palmi delle mani devono essere rivolti verso il basso con l'opposizione di tutte le dita. Il polso, nella fase del sollevamento, si deve mantenere diritto, non deve essere flesso e non deve essere esteso. I due operatori si posizionano uno di fronte all'altro, tengono le gambe divaricate, i piedi paralleli, le ginocchia ben piegate, la schiena diritta. Andiamo a sincronizzare i movimenti e solleveremo al mio 3 la signora e la porteremo verso la testata. 1, 2, 3.